Ciao ragazzi e benvenuti su Gastrip Drums. Oggi video un pochettino diverso dal solito perché, come potete vedere, anche la location è diversa, cioè la stanza è sempre la stessa ma è un po' modificata. Perché? Perché dopo la serie di video in cui vi facevo vedere come posizionare i microfoni, come registrare durante la cassa di Tom, gli over, se non avete visto tutti questi video ve li lascio qui sotto in descrizione. Vi ho fatto anche un video in cui vi facevo vedere un mixer, cioè il mixer che utilizzo io per registrare, eccetera eccetera eccetera. Quindi ho pensato che la continuazione perfetta di questi video fosse qualche video sul mix della batteria, sulle caratteristiche che devono avere le nostre tracce, proprio sul software, perché oggi andremo su Logic, e di molte altre cose. Ovviamente io uso Logic per abitudine, ma in realtà poi questa cosa qua funziona in qualsiasi programma. Magari le cose che faccio io in questo programma in un certo modo, nell'altro programma si fanno in un altro modo, però più o meno alla fine si può fare tutto con tutti i programmi, quindi andate tranquilli. Io vi faccio vedere più o meno come funziona, poi voi ve lo gestite in base al programma che utilizzate. Una cosa che vi voglio dire, ragazzi, è che per prima cosa io non sono un fonico, quindi non voglio prendere le parti del fonico perché in confronto al fonico non sono capace, faccio giusto qualcosa per i miei video e mi piace, mi interessa, eccetera. Quindi voglio condividere con voi quello che più o meno ho imparato. E altra cosa che non c'entra niente, ma ve la dico lo stesso qua, è che quello che andrò a fare oggi sarà cercare di fare il meno possibile sulla batteria per non snaturarla, perché secondo me la cosa più importante di tutte è l'accordatura della batteria, il suono proprio della batteria, e poi cercherò di far suonare meglio quella batteria, non trasformare quella batteria in qualcos'altro, perché altrimenti cioè se snaturiamo troppo la batteria il mix finisce, nel senso diventano poi tutti uguali, a sto punto batteria elettronica con i suoni già fatti e siamo a posto. Secondo me la cosa importante, a meno che non ci siano delle sperimentazioni eccetera, è cercare di mantenere il suono di una certa batteria, perché il batterista che stiamo mixando, oppure noi, se ci siamo registrati la batteria e ce la vogliamo mixare, avremmo fatto delle scelte in base all'accordatura che volevamo, in base al suono che volevamo, quindi perché dover andare a snaturarlo completamente in fase di mix? Quindi cerchiamo di tenere più o meno la batteria che suoni meglio, ma con quelle caratteristiche lì. Allora, prima cosa, ovviamente ho registrato una batteria su cui poi andremo a lavorare. Oggi ci concentreremo su cassa rullante principalmente. Vi do qualche informazione iniziale, poi cassa rullante. Andiamo però prima a sentire la batteria che ho registrato. Ve la faccio sentire nuda e cruda, senza niente. Ho fatto solo un minimo di volumi perché non fossero tutti a caso, però per il resto non c'è nulla su questa batteria. Ok, quindi la batteria l'avete sentita, direi che adesso mi posso cuffiare e andiamo direttamente su Logic. Eccoci qua sul programma. Come potete vedere, io ho le mie 9 tracce. Una di cassa, 2 di rullante, rullante sopra sotto, Charleston, Tom 1, Tom 2, timpano e i 2 over. La prima cosa che in realtà ho già fatto per farvi sentire la batteria di prima è stata andare sul mixer e modificare un pochettino tutti quanti i volumi. Li ho fatti abbastanza a caso, giusto per farvi capire più o meno come poteva suonare la batteria. Poi veramente, appunto, è giusto per dare qualche livello. La seconda cosa che dobbiamo andare a fare, ragazzi, è modificare il pan delle tracce, cioè dire alla traccia se deve andare più nella parte destra dello stereo, diciamo, o più, questa è la sinistra però, più nella parte sinistra dello stereo o più nella parte destra. Questo ci permette di avere la batteria molto più ampia, cioè di aprire la batteria, perché se no abbiamo tutto in centro, tutto uguale e suona un po' asciutto. Invece sentite, se io vado a far suonare la mia batteria, mettiamo a loop tutto, intanto facciamo il pan, quindi cassa e rullante sono in mezzo, devono rimanere in mezzo perché devono dare una bella botta a tutto. Charleston è a sinistra, quindi lo sposto un po' a sinistra, il Tom anche lo sposto a sinistra più o meno come il Charleston, Tom 2 rimane più o meno in mezzo, posso spostarlo o un filo a sinistra o un filo a destra, io magari lo sposto un filino a destra però poco,
e il timpano un bel po' a destra. Over the 6X tutto a sinistra, over the X tutto a destra. Questo ci permette di avere appunto uno spettro molto ampio di tutto quello che stiamo facendo. Adesso, arrivati a questo punto, possiamo veramente incominciare il nostro mix. Quindi partiamo dalla cassa e la prima cosa che vado a fare è quella di pulire un po' tutte le cose che non mi piacciono della cassa. Quindi io utilizzo i plugin Waves, raga, però anche qua, cioè, utilizzate quelli che vi piacciono, quelli che ci sono già all'interno del vostro programma, cioè vedete un attimino voi. Quindi mettiamo in solo la cassa così da sentire solo lei, facciamo un loop qua e andiamo a mettergli un equalizzatore. Io di solito utilizzo H e Q, ecco qua. Allora, prima cosa da fare, eliminiamo tutte le basse sotto i 50. Voi mi direte, sì, ma la cassa è piena di basse, devi lasciarle. No, perché queste qua sono basse che danno un pochettino fastidio. Adesso andiamo a cercare praticamente se c'è qualcosa che dà fastidio. Sentite questa frequenza che risuona un po', non tantissimo, però un po' sì, quindi vado ad abbassarla un pochettino e poi faccio così per un po' tutte le frequenze che mi danno fastidio. Questa anche è brutta, sentite? Non è al massimo, quindi vado a tirarla giù. In generale quello che faccio di solito è tirare poco su e molto giù, cioè il suono mi piace, quindi tolgo quello che mi dà fastidio. Qui verso i 500 so di avere un po' di problemi perché la mia stanza, proprio la stanza, risuona un pochettino. Quindi vado a tirare un filo giù. Così è senza. Così è con. Volendo posso tirare un filo meno giù questi, ma non c'è problema. E quindi, dopo aver fatto questo, taglio ancora un filino le alte perché anche qua, raga, sotto i 60 e sopra i 10.000, diciamo, ci sono solo cose che danno fastidio, soprattutto sotto i 50-60, infatti posso andare anche un attimino a tagliare un po' di più. Quindi equalizzazione cassa fatta. Sentirete che, soprattutto dopo questa comparazione, diciamo, della cassa, sembra che abbia perso delle basse, quindi sembra che abbia perso di potenza, eccetera. In effetti è così, perché io principalmente sono andato a tagliare su basse e medio basse e voi mi direte, ma sei fuori? Cioè, è la figata proprio della cassa di avere tante basse. Ma il problema è che quelle basse rischiamo che rompano le scatole poi alla fine di tutto il mix, quindi non lasciate troppe basse, non aumentate le basse perché poi alla fine del mix alzate e clippa tutto ed è tutto brutto, oppure la cassa magari vi fa fare cic 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 quando l'ascoltate sul computer, a me capitava così e quindi non sapevo cosa fare. Questo era perché mettevo troppe basse, quindi le basse sono belle e tutto, ma non esagerate perché altrimenti poi è un casino. Quindi compressione della cassa. Come compressore io di solito uso sempre Waves, tutto Waves uso, raga. Questo qua, l'API 2500. Rifacciamo partire la cassa adesso e però vi devo dire una cosa sui compressori. Nel senso, il compressore serve un po' a schiacciare i picchi che ci sono dei transienti della cassa in questo caso. Quindi schiaccia un po' quelli lì e tira un pochettino su la parte bassa. Quindi è per quello che riusciamo di solito ad avere un po' più di pomposità, perché la dinamica è tutta un po' schiacciata. La cosa importante di questo del compressore in generale è che lui ha una threshold che ci dice praticamente dove incomincia a lavorare il compressore. Ha un attacco, cioè dopo quanto tempo il compressore viene attivato, e nel caso della cassa è sempre meglio, anzi sempre bisogna lasciarlo il più alto possibile con la release più bassa possibile, perché se noi lo mettiamo qua, vi faccio sentire, se noi lasciamo normale, funziona bene, comincia a funzionare. Se io tiro giù, sentite che la cassa sparisce? Questo perché se io tiro giù l'attacco mi taglia un pezzo di transiente, quindi non va assolutamente bene. Quindi lasciamolo pure a 30 e a me già così in realtà piace. Quindi lo lascio in questo modo e direi che siamo a posto.
Importante, raga, in questo caso io ho un compressore che mi tira direttamente su il volume quando comprime, perché se comprime ovviamente il volume scenderà un po' e quindi dipende dal compressore che avete. Alcuni hanno bisogno di essere tirati su a mano, proprio gli dite ok vai su di un tot di dB, alcuni invece dicono ok te lo tiro direttamente su io in base da fartelo arrivare più o meno al volume di prima. Dipende un po', stateci attenti perché altrimenti rischiate di trovarvi con la cassa compressa che suona la metà di quella di prima. La mia cassa è fatta, direi. Volendo c'è ancora un pochettino di cartone che si potrebbe cercare di togliere, andiamo a cercarlo un attimino. È qua. Ok, quindi questione cassa siamo a posto, in realtà no, però nell'ultima puntata che farò, ci saranno tre puntate, vi farò vedere come inserire i riverberi. Quindi alla cassa andremo poi ancora a mettere del riverbero, ma questo poi vi spiego. Passiamo ad ullante, facciamo praticamente la stessa cosa. Però prima cosa che andiamo a fare è creare una cartella composta dalle due cartelle di rullante, così poi ci potremo andare a lavorare sia singolarmente sia i due rullanti insieme. Il rullante alto è questo qua, cioè il rullante con il microfono sopra è questo, e il rullante sotto è questo qua. Allora, partiamo dal rullante sopra, andiamo a fare anche qua HEQ, quindi un equalizzatore, per cercare le cose che ci danno fastidio. Solito taglio sotto i 50, che qua possono anche diventare 80, diciamo, e andiamo a vedere se c'è qualcosa che dà fastidio. Qui sicuramente c'è qualcosa che dà fastidio, perché in generale sul rullante qualche risonanza ce l'abbiamo sempre. Sentite qua che risuona brutto. Togliamone un po', ma non proprio del tutto. Andiamo a sentire se c'è qualcos'altro. Andiamo a trovare la questa qua solita che ho sui 500. Non dà così fastidio a sto giro. Posso togliere un filo questa qui, ma comunque non snaturiamo troppo il mio rullante. Quindi lasciamolo così. Gli ho messo anche il filtro qua che mi taglia un po' di basse e basta, lasciamolo così rullante, non snaturiamolo troppo, perché anche se ha qualcosina come risonanze, boh, a me non dispiace. Poi queste risonanze qua non mi dispiacciono, è accordato abbastanza bene per fortuna, e quindi lasciamolo così. Rullante sotto invece è molto semplice, nel senso, prendete un qualsiasi equalizzatore e fate questa cosa, lo tagliate più o meno a 1000, quindi sentirete che senza l'equalizzazione suonerà così, con l'equalizzazione suonerà così, anche un po' di più volendo. Perché faccio questa cosa? Perché praticamente a me l'unica parte che serve di quel microfono lì è quella acuta, dove c'è il c-c-c-c della cordiera. Quindi tutto il resto, mi prende anche un po' di cassa, un po' di tom, eccetera, tutta quella parte lì a me non interessa. Quindi vado a levarla. E nel momento in cui poi vado a sentire i due rullanti insieme, non sento questo problema, non sento il fatto che ci sia questo microfono che suona così strano. Quindi poi ovviamente vado a farmi bene il mix, metto quanta cordiera voglio, io cerco di metterne sempre un po', poi dopo vedo, però mi piace il rullante abbastanza cordieroso. Dopo aver fatto questo andiamo a mettere anche qua un compressore. Allora, la compressione del rullante, quindi l'API 2500, questo qua, andrò a metterlo su tutto il rullante, quindi sulla cartella che ho fatto comprensiva di mic sopra e mic sotto. Qui funziona circa uguale alla cassa, ma non per forza. Nel senso, vi ricordate prima che vi ho detto l'attacco della cassa deve essere assolutamente lento, quindi il più lento possibile l'avevo messo a 30. Per quanto riguarda il rullante, potete decidere. Nel senso, vi faccio vedere. Se io vado a mettere, ovviamente, in solo il rullante e aumento la threshold, e poi vado a dirgli
L'attacco deve essere molto lento e la release molto veloce. Sentite che ho un suono di rullante bello pieno in realtà. Posso anche aumentare ancora un po' volendo. Se io faccio questo, sentite che il transiente si taglia proprio, però il suono che ho di rullante sarà molto 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 più potente, nel senso non potente, forse più potente è quello di prima con l'attacco a 30, ma con l'attacco super veloce ce l'ho tagliente, sentite. Questo è super tagliente, invece così è più pieno. Poi ovviamente qua, che non vi ho parlato della ratio, la ratio è semplicemente quanto volete che vada a comprimere, nel senso più è bassa la ratio, meno comprime, quindi sentirete meno la differenza tra quando è compresso e quando non è compresso rullante, più andate su più sentite la differenza. Io più o meno di solito gioco tra i 3, 4 e 6, poi dipende un pochettino, ma in realtà il rullante così non mi dispiace. Sentiamolo insieme alla cassa. Minimo di mix. E forse preferisco un po' meno di cassa. Ok. Vediamo un po' giù. Ok. Quindi, per ora finiamo qui il lavoro di cassa e rullante e finiamo qua anche il video in realtà, però non è finito per niente il lavoro di cassa e rullante, perché come vi ho detto ci sono ancora i riverberi da inserire, ne inserirò più di uno tra l'altro, quindi vi farò vedere bene come inserire il riverbero, perché adesso sì, i cassa e rullante suonano meglio di prima, ma quando poi andiamo a infilare anche il riverbero è una bomba pazzesca, perché andiamo proprio a dare corpo a tutta la batteria, quindi diventa una bomba. Lo sentirete poi nella terza puntata. Con questo, ragazzi, io vi saluto qua. Nella prossima puntata andremo a vedere come funziona tutta la questione tom, charleston e over. Quindi in pratica finiamo il mix della batteria, poi come vi ho detto facciamo riverbero, facciamo mastering tra virgolette, che poi io non faccio mastering, ma vabbè. Vi spiego poi un bel po' di cose. Quindi adesso, per finire, io vi saluto qua, vi chiedo un like se vi è piaciuto questo video, scrivetemi un po' di cose, un po' di commenti eccetera. Io adesso vi lascio facendovi sentire la registrazione di batteria completa di solo cassa e rullante, ma vi faccio sentire un po' con equalizzazione, compressione eccetera, tutto quello che abbiamo fatto oggi, un po' flat, quindi quella che avevo fatto sentire anche all'inizio. Ciao.